Valutare oggi in condizione di didattica a distanza nella scuola secondaria di primo grado. La questione della valutazione sommativa in tempo didattico. Fermo restando l'assoluta centralità in questa fase soprattutto della valutazione formativa, la domanda che circola nelle scuole è sempre più pressante. Come valutare in situazione di didattica a distanza, anche in proiezione sommativa in vista degli scrutini finali? Il mondo della scuola è in attesa delle ordinanze ministeriali previste dal decreto legge numero 22 dell'8 aprile 2020, che dovrebbero disciplinare, tra gli altri aspetti, anche quelli relativi alla valutazione degli apprendimenti degli studenti, in deroga al DPR numero 122 del 2009 e al decreto legislativo numero 62 del 2017. In attesa di cosa indicheranno tali ordinanze, è però possibile proporre fin d'ora alla riflessione della scuola alcuni elementi di fondo in risposta ai quesiti più comuni e legittimi che sorgono in questo momento, anche in vista di una ridefinizione della normativa attuale sulla valutazione, che preveda situazioni prolungate di didattica esclusivamente a distanza. Ci sono allo stato attuale norme che disciplinano la valutazione in condizione di DAD? Il citato decreto legge numero 22 del 2020 autorizza il MIUR ad emanare specifiche ordinanze in deroga a determinati articoli, oggi inapplicabili, delle leggi precedenti. Ma se a tutt'oggi non esiste ancora un regolamento sulla valutazione che contemperi in modo strutturale la valutazione degli apprendimenti in condizione di DAD, qualcosa comunque si è finalmente smosso. Come ha acutamente notato in un suo recente articolo Reginaldo Palermo sulla tecnica della scuola, il decreto chiamato Cura Italia, decreto legge numero 18 del 2020, che è un dispositivo molto ampio e che tocca tantissimi aspetti del funzionamento del paese, soprattutto di tipo sanitario, in sede di conversione in legge, nella lettura al Senato, è stato modificato in un punto l'articolo 87,3 ter, aggiunto al testo del decreto, che riguarda espressamente la questione che stiamo affrontando. Esso recita: la valutazione degli apprendimenti periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque per l'anno scolastico 2019-2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo del decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, numero 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 62. Per inciso, la Camera ha votato il testo licenziato dal Senato senza poterlo modificare con voto di fiducia. Quindi il decreto legge Cura Italia, con tanto di articolo 87,3 ter, sta per diventare una legge dello Stato. Se ne attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un articolo periferico questo, sperduto, di cui si è detto pochissimo, passato inosservato di più, ma che sembra chiarire qualcosa, e cioè che i docenti possono adesso, se lo ritengono opportuno sul piano didattico educativo, e questo è un punto fondamentale, utilizzare le stesse attività valutative usate con la didattica in presenza. Il che dovrebbe, il condizionale è ancora d'obbligo, poter autorizzare i docenti a valutare anche con voto numerico prove di verifica separate o prestazioni complessive e su svariati indicatori dei loro alunni in modo periodico, ad esempio ogni 15 giorni. Tale novità risolve i dubbi sulla valutazione sommativa in questa convulsa fase dell'anno scolastico? Non ancora. Le ordinanze ministeriali di cui si rimane comunque in attesa non potranno certo porsi in conflitto con la legge dello Stato e dovranno quindi regolamentare questo aspetto, chiarendo semmai ulteriori elementi che la laconicità del testo attuale non può contenere. Ma tali ordinanze non ci sono ancora e quindi allo stato attuale, su troppi punti importanti, non ci sono ancora riferimenti normativi sufficienti e chiarificatori perché i docenti valutino con serenità. E
È prevista anche una valutazione sommativa finale degli apprendimenti? Sì, le norme e le note ministeriali di questi ultimi 2 mesi prevedono una valutazione e degli scrutini finali. I docenti attribuiranno pertanto una valutazione, quasi certamente numerica, agli apprendimenti degli studenti di tutte le classi intermedie e dichiareranno la loro ammissione agli esami di Stato per le classi terminali nella secondaria di primo grado, con tanto di esame, sia pur ridotto probabilmente a una sola prova, e anche in questo caso con valutazione finale. Se a quella valutazione si dovrà comunque arrivare, i docenti dovranno aver acquisito in questi mesi elementi sufficienti per effettuarla in modo quanto più attendibile, quindi fondandola e legittimandola sulla base di determinate evidenze. La questione, ma è una delle tante come vedremo, riguarda semmai su quali evidenze fondarla e con quali strumenti rilevarle. Aspetto questo che richiama sia la questione degli indicatori da scegliere che quella collegata del tipo di prestazione da andare a monitorare e del come monitorarli. Si possono mettere i voti sul registro elettronico alle prove di verifica effettuate dagli studenti? Allo stato attuale, l'attribuzione di voti a prove di verifica separate e il loro conseguente inserimento nel registro elettronico con funzione certificativa è, a nostro parere, comunque sconsigliabile. Lo è per aspetti che sul piano normativo rimangono comunque, allo stato attuale, ancora incerti. Ma lo è, diremmo, soprattutto per almeno 3 motivi di carattere didattico-pedagogico. In primo luogo, le prove somministrate agli studenti a distanza sono viziate da scarsa o, se preferiamo, non garantita attendibilità. Né un paranoico sovrappiù di operazioni di controllo imposte dal docente allo studente si rivelerebbe vantaggioso. Chiedere ai ragazzi di bendarsi, chiedergli di attivare 2 dispositivi con telecamera, uno puntato sui libri, uno sulle mani e sulla faccia. Chiedergli di fare il giro della stanza col dispositivo per dimostrare che non c'è nessuno. Chiedergli di tenere con la telecamera la porta sotto controllo, e si potrebbe continuare, si è infatti sentito di tutto sotto questo aspetto, non rappresentano reali soluzioni. Il serio problema in questione, infatti, è che un atteggiamento da esperti di controspionaggio, se anche riuscisse ad abbassare la possibilità di barare in mano allo studente, determinerebbe un profondo clima di sfiducia e quindi costituirebbe un terribile vulnus nella relazione educativa fra docente e alunno. Aspetto che avrebbe, presumibilmente, effetti ben peggiori di quanto non ne determini una prova scarsamente utilizzabile per vizio strutturale di ciclo. Meglio a quel punto scegliere il male minore e non considerare quella prova più di tanto ai fini valutativi in funzione sommativa, il che non significa neanche che non la si debba considerare affatto da questo punto di vista. Meglio limitarsi a privilegiare la dimensione formativa della singola prova di verifica. Il docente non avrà magari elementi di garanzia sufficienti per avventurarsi in un voto certificativo a prove separate, effettuate dallo studente, ma potrà certamente offrire loro dei feedback informativi e delle indicazioni metodologiche per migliorare su questo o quell'aspetto del percorso formativo, disciplinare o trasversale alle discipline. Feedback da comunicare con tempestività, come prevede del resto giustamente la normativa. In secondo luogo, tali prove sarebbero comunque fortemente discriminanti, in quanto in tanti casi porterebbero semplicemente a rappresentare, in termini peraltro certificativi, l'enorme disparità di possibilità tra gli studenti più garantiti sul piano delle risorse disponibili, familiari e tecnologiche in primis, e i tanti altri studenti penalizzati da problemi di connessione o dalla scarsezza di dispositivi tecnologici funzionali alla DAD. I dati ISTAT ci danno su questo punto un quadro desolante, indicando nel 33% il numero di famiglie italiane che non possiede un computer o un tablet. In terzo luogo, tale valutazione sarebbe legata a una situazione di eccezionalità che cambia d'un colpo i punti di riferimento a cui si sono riferiti nel tempo i docenti, nella loro esperienza valutativa, e soprattutto gli alunni, nella loro esperienza di studio. La DAD determina infatti un vero e proprio stravolgimento nell'ambiente di apprendimento e insegnamento, e quindi delle abitudini che sono ad esso associate. Uno stravolgimento che, se è già certamente importante per chi deve valutare, può essere ancora più disorientante per gli studenti che devono essere valutati, e che costringe tutti gli attori a una sorta di conversione a U, che difficilmente potrà non avere conseguenze sul piano dei risultati finali, nel bene, perché no, ma anche nel male, con rendimenti di diversi ragazzi che potranno ritrovarsi ben al di sotto dei loro standard abituali di fronte alle prove loro somministrate, indipendentemente dall'effettivo livello di preparazione di ciascuno. Cosa valutare allora in funzione anche sommativa oltre che formativa?
si può certamente valutare il percorso di apprendimento dell'alunno in un certo arco di tempo, in modo per così dire olistico e attraverso una molteplicità di elementi. Gli elaborati che ha postato, i suoi contributi in una discussione, le elaborazioni che ha effettuato sulle informazioni in ingresso, i dubbi che ha espresso, gli approfondimenti che ha fatto, i suoi interventi in una discussione, le sue autocorrezioni, il suo metodo di lavoro e la capacità di adattamento al mutamento di contesto, tantissimi aspetti di competenza, le sue risposte ai quesiti che gli vengono posti, la qualità della personalizzazione e l'autenticità dei suoi elaborati, segno di un approccio che può dire tanto della sua maturità complessiva. I suoi processi di autovalutazione e si potrebbe continuare, e non è affatto poco. Tra questi elementi ritroviamo anche, perché no, alcune evidenze emerse dalle prove di verifica somministrate agli alunni, almeno lì dove se ne ravvisino sufficienti elementi di attendibilità. Si dovrebbe puntare, insomma, a valutare la qualità di un trend complessivo e su una pluralità di indicatori e di situazioni di apprendimento significative, più che delle prestazioni legate a singole prove di verifica. Con i limiti congiunturali di cui si è detto. Parliamoci chiaro. Questo è ciò che si dovrebbe fare sempre, anche in didattica in presenza. Ma sappiamo che spesso non funziona così e che la valutazione finale degli apprendimenti dello studente poggia soprattutto, se non esclusivamente, su medie aritmetiche ricavate dai risultati delle verifiche ufficiali a cui l'alunno è stato sottoposto durante un quadrimestre. Spesso nel nome di una supposta maggiore oggettività ed equità della valutazione finale condotta in questi termini. Evidente, insomma, che in questo contesto l'ideal tipo valutativo di riferimento non può essere di tipo docimologico, cioè legato a una misurazione oggettivo-quantitativa di singole prestazioni dell'allievo, ma dovrà essere soprattutto ermeneutico. È legato ad una interpretazione soggettivo-qualitativa delle svariate evidenze prodotte dall'allievo nelle diversificate attività significative in cui è stato impegnato. Aspetto che deve però arricchirsi con un serio confronto fra i docenti in una dimensione intersoggettiva della valutazione, come del resto prevede la normativa. Aspetto che può bilanciare ed eventualmente correggere o rimodulare l'interpretazione valutativa espressione del singolo insegnante. Anche perché la valutazione finale la esprime il consiglio di classe e non il singolo docente. Che tipo di indicatori è preferibile utilizzare per la valutazione nella DAD? Indicatori sempre fondamentali, particolarmente utili in condizioni di didattica a distanza e spesso disattesi nella prassi didattico-valutativa, pur essendo fra i pochi elementi prescrittivi delle indicazioni nazionali per il curriculum per la scuola del primo ciclo dell'infanzia, sono i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Sono le stesse indicazioni ad affermarlo, riferendosi ad essi come a criteri per la valutazione delle competenze attese e definendoli riferimenti ineludibili per gli insegnanti. La loro importanza consiste nel fatto che essi costituiscono una sorta di ponte fra conoscenze e abilità disciplinari da un lato e competenze chiave dall'altro. Il ragazzo che ha raggiunto tali traguardi, infatti, dimostra che ciò che ha appreso, in termini di conoscenze e abilità, in una determinata disciplina, lo sta portando di fatto a sviluppare anche competenze, cioè ad acquisire la capacità di mettere in movimento tutte le proprie risorse, anche e soprattutto conoscitive, ma non solo, per affrontare in modo autonomo, flessibile, adattivo, consapevole e responsabile i problemi, anche relativamente e moderatamente spiazzanti, che la vita gli pone davanti. Facciamo un esempio per una materia, la storia, secondo anno di una scuola media. Poniamo che i traguardi della disciplina sui quali il Dipartimento di Lettere dell'Istituto ha inteso concentrare l'attenzione in un determinato anno siano i seguenti. L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali, e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. Comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale. L'insieme di questi traguardi, indicatori valutativi, non è altro che la formulazione in termini di risultati attesi, per questo sono espressi in forma proposizionale,
di altrettante dimensioni valutative, espresse in forme prevalentemente sostantivali. Ricerca e raccolta autonoma di informazioni, interpretazione di fonti storiche, comprensione di testi storici, esposizione di conoscenze storiche, applicazione delle conoscenze storiche per interpretare il presente, conoscenza dei fatti e dei processi storici. Se queste sono le dimensioni valutative della materia, è evidente che il docente dovrà andare ad osservare in modo sistematico le prestazioni e i processi degli alunni in merito ad esse. Basterà guardare sotto questa lente prospettica quanto essi hanno postato nelle bacheche, elaborati, esercizi svolti, risposte acquisiti, eccetera, oppure rilevare quanto emerge dai colloqui orali in sincrono o da altre forme di verifica. Su ciascuna dimensione si avrà quindi modo di raccogliere parecchi elementi valutativi utili. Che peraltro la DAD contribuisce a fermare in forma scritta più di quanto non spinga a fare la normale didattica in presenza, in una sorta di ottica che potremmo dire da portafoglio. L'insegnante dovrà però guardare anche ad indicatori più ampi, metadisciplinari e trasversali, quelli individuati dal collegio dei docenti ed inseriti nella rubrica di valutazione adottata a livello di istituto. In condizione di DAD, con un doppio sguardo ancora più armonico ad indicatori sia degli apprendimenti che del comportamento. Tra queste dimensioni potremmo trovare, ad esempio, il miglioramento rispetto alle condizioni di partenza, il metodo di studio, la costanza della partecipazione alle attività didattiche, eccetera. Come sempre, sapendo cosa andare a guardare, quindi con rubriche di osservazione e o di valutazione come punto costante di riferimento, sarà molto più facile selezionare e ricavare elementi valutativi utili dalla mole di prestazioni e processi attivati dagli studenti in questi mesi. Andare a guardare i traguardi consente peraltro di evitare di perdere di vista le competenze. Che queste possano essere un po' o ulteriormente dimenticate non è del resto una semplice ipotesi. Confrontarsi con la sfida, innanzitutto culturale, della didattica e della valutazione per competenze, è già un cammino difficoltoso per tante scuole in Italia, in condizioni di normalità. Figuriamoci in situazione di distanziamento sociale. È logico pensare che in questa fase potrà risultare più difficile anche solo pensare a predisporre prove esperte, a maggior ragione se di una certa complessità. Del resto, a ben vedere, tutto questo mutamento di ambiente, di abitudini, di apprendimento a cui sono costretti gli alunni in questo periodo, costituisce di per sé, per loro, lo scenario di una grande prova esperta, malauguratamente fin troppo reale. I traguardi risultano particolarmente utili nel momento in cui gli insegnanti devono tendere a svincolare la loro valutazione, una buona volta, dall'imperante egemonia delle prove di verifica, per esercitarla e spalmarla attraverso l'attenzione a tanti altri aspetti del processo di apprendimento degli alunni, spesso appena considerati nella prassi valutativa tradizionale, ma capaci di raccontarci qualcosa di importante, se saputi osservare, sullo sviluppo delle loro competenze. Questo consentirà al docente che valuta periodicamente di guardare all'alunno senza perdere di vista i criteri che userà a fine anno nella sua valutazione conclusiva, rendendo quest'ultima più fondata e cogente. Ma chi definisce o ridefinisce gli indicatori valutativi? Il collegio dei docenti definisce i criteri fondamentali per la valutazione degli apprendimenti. Indicatori relativi al percorso complessivo dello studente, ad esempio il progresso degli apprendimenti, il metodo di studio. Mentre i dipartimenti disciplinari definiscono gli indicatori specifici relativi alle varie materie di insegnamento, che vengono adottati dai singoli docenti e declinati da loro in base alle specifiche esigenze della classe. Senza questo lavoro collegiale alla base, c'è il forte rischio che ogni docente si crei i propri criteri valutativi, generando una situazione di grande confusione e sperequazione valutativa all'interno di una stessa scuola. Ma in che direzione muoversi per migliorare comunque le condizioni di affidabilità di una prova di verifica? Fermo restando quanto si è detto sopra in merito, è comunque possibile aumentare, senza contraccolpi negativi su altri aspetti, le condizioni di affidabilità di una prova di verifica effettuata in remoto. Un semplice accorgimento può essere quello di proporre verifiche integrate, scritte ma con completamento orale o attraverso una prova pratica. In tal modo, da un lato si diversificheranno gli indicatori monitorabili, e dall'altro si consentirà al docente, che potrà chiedere chiaramente allo studente su quanto ha scritto, di acquisire ulteriori elementi per appurare quanto è stato frutto delle effettive conoscenze dello studente stesso e quanto eventualmente attribuibile a supporti esterni. In questa fase,
Che posto possono avere eventuali valutazioni negative agli apprendimenti degli studenti? E come fare con gli studenti che non possono collegare? La valutazione, anche in questa fase, deve dare feedback corretti al discente, quindi non ha senso nascondergli le criticità, edulcorando di tutto con giri di parole e frasi di circostanza. Lo scopo di tale comunicazione non dovrebbe però essere sanzionatorio, bensì formativo e proattivo. Ti dico chiaramente cosa ha funzionato. E cosa non va e perché? Mi dici se hai capito le mie osservazioni o se hai da aggiungere altro? Questo ci aiuterà a vedere insieme come potresti migliorare in quei punti che abbiamo riscontrato essere critici. Del resto, chi fra i docenti se la sentirebbe in una situazione come questa di separare col coltello e con certezza il fattore buona volontà del ragazzo da fattori esterni, come quelli infrastrutturali e di dotazione strumentale? Connessione internet e dispositivi tecnologici innanzitutto, o legati a particolari situazioni personali o familiari vissute da loro. Per i ragazzi che non hanno partecipato di fatto alla DAD, nonostante l'insegnante e la scuola abbiano espletato tutte le possibilità percorribili per coinvolgerli, perché non hanno potuto o in qualche caso voluto più di tanto, si dovrà fare particolare riferimento alla valutazione del primo quadrimestre ed eventualmente, come previsto dalle attuali indicazioni ministeriali, prevedere l'ammissione alla classe successiva con una sorta di promessa di integrazione formativa. Di questo si dovrebbe parlare, non di roba simile al debito formativo, da recuperare a settembre. Vedremo poi se con valutazione sufficiente o anche insufficiente, in questo caso ovviamente, in deroga all'attuale normativa. L'importante, crediamo, sarà rendere loro chiaro che una soluzione di questo genere sarà a loro tutela, non una punizione per ciò che non hanno fatto o hanno fatto male. Una garanzia in più che non perderanno parti importanti del loro percorso formativo, che il blackout formativo da cui sono stati inghiottiti a causa del coronavirus non li danneggerà fino alla fine. Inteso in questo senso, cioè come una forma di individualizzazione educativa attuata attraverso una dilatazione del tempo di apprendimento, fino a settembre dell'anno scolastico successivo a quello in cui quella parte di percorso era prevista, il rinvio a settembre potrà avere una funzione anche positiva sul piano educativo. Ovviamente il discorso cambia per le classi terminali della secondaria di primo grado. Ma come comunicare gli esiti valutativi alle famiglie? Ogni 15 o 20 giorni il docente potrebbe dare all'alunno feedback valutativi con funzione formativa, ma anche in proiezione sommativa. E questo, del resto, è il cuore della valutazione, il concetto di feedback, e lo può fare sulla base degli indicatori scelti. Si comunica così allo studente come è andato nei 15-20 giorni precedenti relativamente a tali indicatori. Tale feedback complessivo, relativo al periodo considerato, può essere trasmesso allo studente e alla famiglia attraverso l'area comunicazione del registro elettronico o attraverso altri canali comunque ufficiali. Il giudizio che ne risulta, per essere utilmente informativo, formativo, valorizzante ed orientante, dovrebbe essere preferibilmente analitico. Quindi ampio e discorsivo, ma sarebbe forse utile venisse accompagnato e riassunto anche da un giudizio sintetico, secondo una qualche scala comprensibile dallo studente e facilmente trasponibile in voto numerico da parte dell'insegnante a conclusione dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale. Uno fra gli esempi possibili, certamente il più classico, è quello della scala di livelli valutativi che va da eccellente a insufficiente. E le nuove ordinanze? Ovviamente. Tutto questo andrà contemperato con ciò che eventualmente sarà stabilito nelle ordinanze previste dal decreto sopra citato, dispositivi che dovrebbero essere emanati a breve dalla Ministra. Potrebbero chiarire una serie di punti importanti ed offrire un decreto, un terreno normativamente più consolidato alle scuole in un campo come quello della valutazione sommativa, tra i più importanti e nello stesso tempo insidiosi e talvolta divisivi del mondo della scuola.